Giustizia penale ai tempi del coronavirus, un tema complesso, delicato, che merita qualche considerazione per far comprendere cosa è accaduto e cosa ancora sta accadendo in un settore particolare come quello dell'amministrazione della giustizia penale. Come sappiamo, a causa dell'emergenza Covid-19, nel marzo di quest'anno l'Italia si è fermata. Tutti noi ci siamo fermati. E siamo rimasti a casa. Anche la giustizia penale si è fermata. Infatti, con un decreto legge di marzo e poi con successivi decreti, è stato disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali e civili pendenti presso gli uffici giudiziari. Parallelamente a questo blocco, diciamo così, delle udienze, è stata disposta anche la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali. Tutto questo fino all'11 maggio e salvo alcune limitate eccezioni. Queste eccezioni rappresentano casi, per così dire, di indifferibilità delle udienze, come ad esempio le udienze di convalida di arresto di fermo oppure i procedimenti a carico di persone detenute. Rispetto a questi casi, che appunto hanno rappresentato un'eccezione alla regola generale, si è ritenuto necessario assicurare continuità all'attività giudiziaria. E proprio in questo ambito, proprio laddove è stata assicurata continuità, è emerso uno dei grandi problemi della emergenza coronavirus: l'utilizzo eccessivo del processo a distanza, da remoto mediante videoconferenza, su cui torneremo alla fine di queste mie considerazioni. Ma non è ancora tutto. Dopo aver chiarito questo primo aspetto, questo modo di affrontare l'emergenza coronavirus, va anche sottolineato che la misura emergenziale del blocco delle udienze non è stata una soluzione completamente nuova per il nostro Paese. Infatti, una soluzione simile è stata già collaudata in passato nelle zone terremotate in occasione dei grandi eventi sismici che purtroppo hanno lacerato il nostro paese. È anche vero però che le misure emergenziali antipandemia, pur ricalcando questo metodo di intervento, sono andate molto oltre quella che era la normativa antisismica. Infatti, nel decreto Cura Italia e negli altri successivi decreti sono stati introdotti dei meccanismi molto peculiari. Mi riferisco ad esempio alla sospensione del corso di termini di prescrizione e ancora, molto importante, alla sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare e di altre misure cautelari personali. Si tratta, è bene sottolinearlo, di meccanismi di notevole gravità, perché hanno addossato sulle spalle delle persone colpite dalle misure cautelari, quindi private della loro libertà, il peso del blocco della giustizia penale. Ma non è ancora tutto. È importante ricordare, anche se come flash, che la pandemia ha avuto serie implicazioni anche sulla situazione carceraria, perché nella misura in cui il pericolo da scongiurare non è stato più quello della terra che trema, ma un nemico invisibile, pericoloso come il virus, è diventato vitale, e ancora oggi è vitale, praticare il distanziamento sociale. Ed è quindi emerso con forza, come dicevo poc'anzi, il problema del carcere. È emerso il problema di capire se e come fosse possibile contribuire alla prevenzione del rischio da contagio, riducendo al massimo la presenza in carcere, a vario titolo, a causa dell'applicazione di una misura cautelare personale oppure della sottoposizione a pena detentiva. Il tema è delicatissimo, come dimostra anche quanto accaduto in questi mesi. La nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, le polemiche che sono emerse,
a seguito della scarcerazione, tra virgolette, di alcuni boss mafiosi, la risposta governativa con un decreto legge sull'ordinamento penitenziario per cercare di limitare questo tipo di scarcerazione. Non posso adesso dilungarmi anche per la brevità di queste considerazioni su quanto è accaduto. Credo adesso sia importante invece guardare al presente e al prossimo futuro. Siamo da poco entrati nella fase 3. L'Italia è ripartita o cerca faticosamente di ripartire. Tutti noi abbiamo ripreso con le dovute cautele, con le dovute misure di sicurezza, le nostre attività. In questa nuova fase appare necessario ribadire con forza che anche la giustizia penale deve ripartire. E cosa fondamentale, deve farlo tornando alla disciplina ordinaria, con ciò intendo dire che è necessario tornare alle modalità ordinarie di svolgimento del processo, recuperando la centralità della celebrazione delle udienze nelle aule di giustizia. In presenza, pur ovviamente con tutte le cautele necessarie e tutte le misure che servono per assicurare il distanziamento. Certo, l'esperienza coronavirus, l'esperienza pandemia non dovrà essere passata in vano. Sicuramente credo che potremo fare tesoro di alcune innovazioni adottate sull'onda dell'emergenza nel settore del processo penale. Penso ad esempio ad alcune modalità informatiche del compimento di certi atti processuali, il deposito degli atti processuali, le notifiche, un maggior utilizzo ad esempio della PEC. Ma credo anche, su questo penso sia necessario essere chiari, che occorra al più presto ridimensionare o addirittura abbandonare i processi a distanza mediante videoconferenza. Processi che hanno rappresentato la modalità privilegiata di assicurare la continuità giudiziaria, almeno secondo le indicazioni dei vertici dei tribunali e degli uffici giudiziari. Processi che anche però rischiano, è bene sottolinearlo, di indebolire, o meglio di impedire un pieno esercizio del diritto di difesa. Il processo a distanza, è stato più volte sottolineato in questi mesi, rappresenta un rischio per la fisionomia costituzionale del nostro processo. Un processo che è fondato su principi del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza. Se si vuole che questi principi siano effettivi e quindi attivi, è quindi urgente tornare al più presto al processo come luogo di incontro, reale nelle aule di giustizia tra i protagonisti dell'esperienza processuale, senza la mediazione di uno schermo come quello da cui adesso vi sto parlando, perché non va dimenticato, lo schermo è un ostacolo, è una barriera che di fatto impedisce un pieno ed effettivo esercizio dei diritti che si agitano anche all'interno del processo penale, di quei diritti che hanno, come dicevo prima, un rango costituzionale.